Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, video di recensioni prodotti di Bottega Verde. Non so come uscirò in questo video, probabilmente un po' bluastra perché ormai fuori è sera, ho acceso la mia lampada fredda. Boh, speriamo bene. Sono tutti prodotti di idratazione, iniziamo subito. La prima cosa di cui voglio parlare è la crema viso che sto usando in questo periodo, è della linea Uva rossa di Palazzo Massaini, crema viso anti-età con estratto di uva rossa e zuccheri dell'uva, idratante antiossidante. Allora, vediamo in italiano: un trattamento per idratare, nutrire e proteggere tutti i tipi di pelle, anche le più esigenti. Formulato con estratto di uva rossa di Palazzo Massaini, che non so dove si trovi. Zucchero d'uva e burro di semi di vinacciolo. Praticamente il mio viso si è ubriacato, così sta ubriacando in questo periodo. Svolge un'azione antiossidante che protegge la pelle dalle aggressioni dei radicali liberi, dallo stress e dagli agenti esterni. Ne risulta una formula ideale per donare alla pelle tutto quello di cui ha bisogno per mantenersi giovane e radiosa. Qualche altra cosa? No, è ovviamente una confezione da 50 ml in questo contenitore in plastica bianca. All'interno la crema si presenta con questo colore rosa porcellino Barbie bimbesco, molto carino. La crema è abbastanza compatta, ma molto leggera. Ormai il cellulare ha deciso che vuole partecipare assiduamente ai miei video, ma non fa niente. Comunque la crema si massaggia velocemente, si assorbe ancora più velocemente, giro pochi minuti e bella che è assorbita dalla pelle. Lascia un profumo delicato, mi ricorda, non so, settembre al paese dove si sentono i profumi della vite. Dello zio, perché mio zio ha un vigneto. Mi sta piacendo molto come crema idratante, idrata molto bene, non ho zone secche del viso, anche se ovviamente è primavera inoltrata, quasi estate, ma al lavoro hanno i condizionatori a palla e quindi ovviamente la pelle ne risente di quest'aria viziata e dell'aria condizionata, però fortunatamente non ho al momento zone troppo disastrate. Mi sta idratando molto bene. Per il fatto dell'antirughe si scrivono certe cose, ok? I principi delle piante aiutano leggermente, ma antirughe. Basta tenere ben idratata la pelle, ben pulita e le rughe escono più tardi possibile. Comunque per tutto il resto questa crema mi sta piacendo molto, la uso con molta gioia. Secondo prodotto di cui voglio parlare è questo cremozzo, è la crema idratante piedi con olio di jojoba, secchezza. Allora, un trattamento quotidiano per mantenere i piedi morbidi e prevenire disidratazione e secchezza. La fragranza alla menta regola piacere e freschezza ad ogni regala, non regola. Sono senza occhiali, c'è scritto piccolissimo. Torno subito. Sono senza occhiali, c'è scritto piccolo, non vedevo una cippalippa. Comunque, regala piacere e freschezza ad ogni applicazione. È un tubo da 100 ml. Effettivamente, l'odore di menta si sente molto. La crema si presenta così, è bianca, molto compatta, molto fresca. Questa mano ormai diventerà super idratata. È una crema che ha bisogno dei suoi tempi di esposizione per poter essere assorbita. Vabbè, ora lo userò come crema mani, tanto comunque molto molto idratante. Io normalmente ovviamente lo utilizzo dopo la doccia, quindi non tutti i giorni. Qua ovviamente quando faccio la doccia di solito faccio un giorno sì, un giorno no, normalmente di sera. Mi sta piacendo come idratazione delle parti, ovviamente come il tallone, la parte di sotto della pianta del piede, che sono ovviamente tenendo su tutto il peso, tutta la struttura di quasi 1,80 m,
hanno bisogno di un po' di essere rivitalizzate, e a fine giornata mettersi questa crema è veramente molto piacevole. Mi piace come idratante per le cuticole, le sto vedendo meno dure e aggressive, quindi riesco a spingerle indietro con lo spingicuticole con più facilità rispetto a prima. Da quando sto utilizzando questa crema, io di solito faccio un pedicure casalingo con pietre, pomici, eccetera, ma almeno una volta a settimana, anche d'inverno. Da quando sto utilizzando questa, vedo comunque dei miglioramenti nell'aspetto e anche nella facilità per togliere le parti secche del piede, quindi mi sta piacendo molto. Ultimi due prodotti sono in bustina. Questo qua rosa è la crema peperosa, crema idratante vellutante. Non si sente più il profumo di rosa, era buonissimo. Questa è stata una crema. Quando ho letto crema corpo vellutante, non so perché me l'aspettavo forse un po' più ricca, però facile, leggera, il profumo di rosa è rimasto molto bene sulla pelle, comunque avevo diversi campioncini, non ho fatto una sola applicazione, perciò ve ne posso parlare almeno per le prime impressioni, quindi profumo e idratazione. Il profumo è rimasto tantissimo addosso, l'idratazione mi pensavo un pochino meglio, però comunque una buona crema da tutti i giorni. L'altra invece è un latte corpo del Giglio Dorato, dona morbidezza, non c'era scritto niente qua dietro? No, ok, comunque dona morbidezza e idratazione alla pelle, regalandone, oggi sono proprio accecata, una carezza vellutata deliziosamente profumata alla fragranza di Giglio Dorato. Io non ho mai visto un Giglio Dorato, ma il profumo che emana questa crema è un profumo molto maschile, mi sa proprio di profumo maschile, che non mi è dispiaciuto. È stata una crema molto compatta, di difficile assorbimento. Quando l'ho usata, quindi un paio di applicazioni, prima di potermi rivestire, ci ho dovuto aspettare un po' di tempo, però la mia pelle comunque poi è rimasta idratata molto a lungo rispetto ovviamente all'altra che vi ho parlato prima, quindi quella alle rose. Ok, queste sono le recensioni dei prodotti Bottega Verde che ho provato di recente. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto nel prossimo video, che anche credo che sia una recensione o non lo so, vabbè, poi vediamo. Vi mando un bacione, alla prossima. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!